Una settimana appena la partenza di tappa, la penultima del Giro d'Italia, la Alpago-Bassano del Grappa, con un percorso impegnativo, spettacolare e entusiasmante, decisivo per la corsa rosa. E sale la febbre per il giro sulle rive del lago di Santa Croce a Farra, la partenza alle 11.40 di sabato prossimo, 25 maggio. Siamo tutti pronti, il paese è pronto, si sta già allestendo tutto in rosa e, e quindi vi aspettiamo tutti il 23, il 24 e il 25 maggio per questo importantissimo weekend eh, in donna pago assieme alla tappa e assieme a tutti quanti quelli che vogliono fare un po' di festa con noi. E sarà festa grande già da giovedì con lo spettacolo pedalando e cantando nella storia di e con Marino Bartoletti in piazza a farre a seguire con la cena solidale con i prodotti del territorio venerdì la notte rosa sarà aperta dalla sfilata della banda e delle associazioni sportive a partire dalle 19 mentre alle 21 scatterà il carovana party. Per quell'occasione per il giorno della partenza della tappa il consiglio quello di usare le piste ciclabili per raggiungere il centro del paese, anche se grazie a un accordo fra il comune e Dolomiti Bus sarà garantito un servizio navetta dalla zona industriale di Paludi. Il giorno stesso della tappa, che è il 25 maggio, le strade interessate dalla tappa saranno chiuse due ore, due ore e mezza prima della partenza, che è prevista per le ore 11.40. E, ehm, e invece per eh, il venerdì sera il centro di Fara sarà chiuso, ma oggi, assieme all'Omitibus, abbiamo. Eh, pensato a un servizio di navetta che porterà i turisti, gli ospiti e tutti coloro che vorranno partecipare alla grande festa della Notte Rosa, li porterà dalla zona industriale Paludi al centro di Fara. Nonostante i tempi non facili, spiega il presidente di Dolomiti Bus, noi abbiamo voluto esserci e ci siamo fatti in quattro. Le difficoltà ci sono state, ma appunto, come ho detto prima, eh, parafrasando la, 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 la tappa del giro, abbiamo fatto una bella scalata, ma stiamo vedendo eh, la fine della salita. Lita e speriamo di andare anche in discesa. Il Comitato della Tappa, guidato da Enrico De Bona, ha organizzato anche la disponibilità di servizio taxi privati a prezzo agevolato. Facendo gli scongiuri in caso di maltempo la notte rosa si svolgerà sotto il capannone in allestimento nella zona della palestra di Farra, mentre i locali si stanno attrezzando con Mini de Orsa all'aperto.